Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Questo sarà un Let's Explore particolare perché oggi si vede un bellissimo aggiornamento riguardante Imperium. Per chi non lo conoscesse, Imperium fu uno dei grandi strategici degli inizi anni 2000 che conquistò il cuore di tantissimi giocatori con la sua strategia molto particolare perché non è un RTS ma un RTC che sarebbe Real Time Conquest, dove l'obiettivo è quello di addestrare truppe, gestire oro e viveri, la popolazione, conquistare gli edifici e non costruirli, partivi già con una città e un villaggio, quindi ingestire le truppe, usare una buona combinazione di unità per sconfiggere il nemico, per conquistare le strutture nemiche il più velocemente possibile. E quindi fu un gioco davvero bellissimo. Delle fantastiche campagne, delle fantastiche missioni, che poi venne poi creata oltre la saga Imperium, una guerra carica, una guerra punica, le grandi battaglie di Roma, vennero create anche i grandi Imperium Civitas, non ce li dimentichiamo, che ho portato anche sul mio canale YouTube. Allora, oggi vi faccio vedere una mod che è uscita letteralmente da pochissimo. Allora, Imperium Legacy è una mod per Imperium, le grandi battaglie di Roma HD, che è la versione acquistabile su Steam, ed è una nuova fase della Mediterranean mod che ho giocato e di cui non ne ho parlato perché ho aspettato che uscisse questa mod, questa nuova versione. Il rilascio di questa mod per questi sviluppatori segna un cambiamento significativo nell'approccio di sviluppo del gioco e della mod stessa. Hanno riconosciuto che l'accuratezza storica, che è un obiettivo che il progetto che si è sempre proposto di rispettare, non si può allineare con le meccaniche principali del gioco, perché il gioco combina elementi fantasy ed RPG con la formula RTS storica, perché puoi trovare su questo gioco anche attraverso dei santuari dove tu mandi il tuo eroe all'interno, puoi trovare degli oggetti magici che possono cambiare anche le sorti della tua partita. Per questo motivo il nome Legacy, ovvero eredità, è stato scelto per rappresentare meglio la visione futura del progetto. Questa mod, che è una Legacy Mod disponibile su ModDB in italiano, in inglese e in spagnolo, rende omaggio alle grandi battaglie di Roma e anche dei suoi due predecessori, che in inglese si chiamano Celtic Kings, che sarebbe la guerra carica, che è il primissimo Imperium, e poi Nemesis of the Roman Empire, che sarebbe le guerre puniche, che sarebbe il secondo Imperium, arricchendo un'esperienza di gioco con nuovi contenuti che rispettano una canonicità di Imperium. Questo aggiornamento introduce nuove novità, nel senso di nuove tecnologie, nuove unità, un rework della Roma Repubblicana, meccaniche di gioco e miglioramenti generali al gameplay. E adesso vi faccio vedere. Ah no, qua c'è scritto. Ecco, questa è la cosa importante. Attenzione a Stone Age, che sarebbe un altare dei rituali, dove voi potete portare i vostri sacerdoti, i vostri druidi a compiere dei sacrifici. E quando pare hanno aggiunto uno che è veramente un rituale davvero terribile. Allora c'è il Changelog 1.0, vediamolo subito, non aspettiamo, insomma. Hanno ridotto il raggio di realtà delle strutture, quindi per difendere gli edifici dobbiamo attaccare il nemico che vuoi conquistare un edificio. Poi, il secondo cambiamento. Le fortezze, le sentinelle all'interno delle fortezze dovranno essere reclutate nella fucina per un costo di 500 in denaro. Senza le sentinelle, l'unica difesa che avranno le nostre città saranno le torri che scoccheranno le frecce contro il nemico. Quindi, il raggio di fuoco, il cratere di fuoco, scusa, il cratere di fuoco è proporzionale alla quantità di unità che si trova all'interno del foro. Se non ci sono truppe all'interno, le torri non scoccheranno frecce, che è lo stesso sistema di Imperium 1 e 2.
Bene, mi piace. Poi hanno cambiato un po' di ricompense di alcuni avamposti. I britannici, i forti di addestramento britannici sono divisi adesso da 10 Highlander e 12 giovanottisti, mentre i forti del nord egizi sono divisi da 20 guardiani egizi. Hanno introdotto una nuova struttura che si chiama Tenda Num dei Numidi, che è una tenda che si può trovare nel bioma egizio oppure cartaginese, che è la controparte della tenda teutonica. Per chi non lo sapesse, una tenda teutonica è quella tenda da dove, se voi riuscite a sconfiggere tutti i nemici che si trovano all'interno, quella tenda la conquistate voi e se avrete da subito dei cavalieri teutonici o degli arcieri teutonici a vostra disposizione. Se poi mandate del cibo all'interno di questa tenda, voi potete reclutare quelle unità. Siccome ci sono vari tipi di biomi, come in questo caso quello egizio e cartaginese, hanno creato la tenda dei numidi per avere questi guerrieri numidi a vostro fianco. E devo dire che l'ho provato nella Mediterranean Mod, è davvero bello, perché poi hanno anche messo il doppiaggio, hanno fatto un doppiaggio, hanno fatto dire delle frasi, è carino, veramente carino, sono molto contento. Hanno rimosso il lupo teutonico dal roster dei teutoni della tenda, ok, quindi presumo che non si possa reclutare. Questo mi piace. Introdotto una nuova struttura chiamata Colonia, che può spawnare in mappe normali e grandi e attrae la popolazione alle tue fortezze durante il tempo, insomma, in proporzione al numero della popolazione della colonia. Ok, questa meccanica sperimentale, vabbè, molto carina sta cosa, mi piace molto. Poi, nei forti commerciali, possiamo scambiare gli schiavi, inteso come qua intende popolazione, quindi noi possiamo praticamente vendere la popolazione in cambio di oro, e questo può accadere nei forti commerciali gallici, oppure con il cibo, come nel forte commerciale germanico, e viceversa. Ok. Poi hanno introdotto una nuova struttura in cui si possono reclutare gli oppliti invece che i guerrieri con mazza cartaginesi. Ho provato anche questo nella Mediterranean Mod e mi piacciono molto gli oppliti. Mi piacciono veramente molto. Poi hanno aumentato la velocità di reclutamento delle guarnigioni. Ah, ecco, questo è buono. Allora, nei villaggi adesso, oltre a poter reclutare, tra virgolette, degli abitanti che potete mandare alla città che vi serve, si possono reclutare dei pescatori, il che significa che adesso in porto, oltre ad avere una funzione di costruzione di navi da guerra per poter dominare il mare, potete anche metterci dentro una quindicina di pescatori. Voi ne potete reclutare 5 a volta dei villaggi, o anche di più, non mi ricordo questo, devo dire la verità. Però potete reclutarne tot, mandarli al porto, che ovviamente è sotto il vostro comando, e pescare per avere cibo in più, per poi alla fine poter collegare in porto al vostro centro città, cioè in fore, in questo caso in Imperium, e mantenete questo cibo. Più pescatori avrete in quel porto, più il vostro pescato sarà maggiore e più velocemente potete mandare il cibo dal porto al foro. Poi ho aggiunto un nuovo animale selvatico, che è il serpente, che può dare fastidio effettivamente, quindi se lo ammazzate con il vostro eroe in early game, oltre a fargli fare un po' di livelli, insomma, liberate la zona e quindi non è affatto male. Le unità non possono più recuperare una nuova stamina mentre sono all'interno di una struttura. Il recupero vita delle unità all'interno delle strutture è stato aumentato, nel senso che è più veloce. Le unità spirituali non hanno inventario, va bene. Ridotto il danno di
nuvola di una malattia, mi ricordo come si chiama in italiano. Mentre l'unità si addestra, la loro difesa aumenta per facilitare il processo di allenamento. Bene, bene. Tutte le unità di cavalleria consumano il doppio del cibo, ma hanno il doppio di capacità di cibo che possono trasportare. Ci sta. Le unità non possono catturare, penso inteso come o edificio unità, presumo, quando sono sotto effetto di ceasefire o perry. Ceasefire è un cessate il fuoco, quindi vabbè. Oh, bello questo. Questo non avevo visto. Gli eroi, che sono il perno del vostro esercito, che potranno comandare i vostri eserciti, prendere gli oggetti in giro, questi hanno un nuovo comando che si chiama loot, che permette a loro di raccogliere automaticamente tutto ciò che trovano nella loro zona. Che ne so, ci sta un cespuglio che gli dà una determinata cosa, oppure ci sta una capanna delle streghe che vi dà le spighe di grano che sarebbe il cibo per il vostro esercito. C'è una fontana in cui potete prendere la fonte per guarire i vostri soldati. Lui va in questi 3 punti automaticamente, prendi i 3 oggetti e se li porta con sé. Ci sono nuovi skills: egoismo, armatura epica, resistenza epica, esplorazione e disciplina, rinominata oratoria. Hanno ridotto il danno delle catapulte alle truppe, hanno bilanciato il raggio di fuoco e i parametri di tutte le catapulte, hanno reintrodotto, ah, bello questo, hanno reintrodotto, questo è bello, la ribellione teutonica, che è un rituale che proviene da Imperium 1 e 2, che è stata anche in questa mod rivisitata e ha un effetto molto più interessante. Però viene anche citato il fatto che questo rituale è comunque instabile e può causare crash verso la fine della sua durata del rituale e nelle mappe enormi. Vabbè. E nei multiplayer la ribellione teutonica è disponibile solamente in modalità alternativa. Ah, questo è bello. Tutte le tecnologie che hanno un bonus universale e sono uniche ad una particolare fazione non sono ricercabili durante le partite multiplayer. Esempio, se io gioco gli Egizi e vado a catturare una città gallica, la tecnologia Battle Tactics, che raddoppia l'esperienza presa dalle battaglie, non può essere ricercata da me. Questo è stato fatto per evitare combinazioni troppo potenti tra fazioni. Ed è giustissimo. Poi hanno aggiunto una modalità Old School, che ho provato, che rende impossibile catturare con la cavalleria nemica e rende impossibile la distruzione dei villaggi. Ragazzi, sul server Discord che io ho nei link c'è anche tantissimo altro che potete leggere. Potete scaricare la mod su ModDB, che vi daranno poi questo installer, Legacy Installer, dove voi dovete andate su avanti, accettate. E poi dovete trovare il vostro Imperium. In questo caso a me si trova esattamente qui. Steam. Ah, dove sta? Steam Apps. Common. Imperium. Premete ok. E andate su avanti per continuare. Fa l'installazione. E avete il gioco. Io l'ho fatto e l'ho già fatto e quindi non c'è bisogno che lo rifaccia. Amici, questo è tutto. Mi hanno parlato giusto così per darvi un'idea. Io vi lascio questo documento in descrizione. Il link Discord ve lo metto comunque in descrizione, ma si trova già.
sul mio canale YouTube, quando andate nella sezione link, e devo dire che è un grandissimo lavoro. Su Seven Discord trovate anche tantissime mappe in più per potervi spaziare a fare quello che volete. Credo che sia veramente un lavoro fatto con grande cura, ci hanno messo del tempo e quindi sono davvero contento di potervi innanzitutto parlare, e adesso io lo giocherò. Ah, aspettate, c'è un General Fixes che voglio vedere. Vabbè, qua in Grafica 2 Change saranno migliorato sicuramente tutto. Attenzione, hanno aggiunto nuovi combat sounds, nuovi alberi, cambiata l'estetica in vari biomi come quello ibenico, germanico, cartaginese ed egizio. Vediamo un attimo giusto i General Fixes e poi chiudiamo il video. Il comando pattuglia, se viene selezionato l'unità, è un'aquila, non va in crash. L'aquila può adesso fermarsi dal volo, basta dirgli stop con il comando stop. Gli eroi non andranno più da soli, lasciando di nuovo esercito indietro, quando andranno verso un avamposto, un forte neutrale, quando voi ci cliccate sopra, fissati in tantissimi effetti grafici. I giovanottisti britannici adesso lanceranno giavellotti e non frecce. L'animazione del guerriero con ascia germanica adesso è corretta ed è sincronizzata con il suo danno che fa. Non è che fa prima l'animazione e poi il danno, o il contrario. Aggiustata la velocità di animazione di cammino di numerose unità. Corretto l'errore dove alcune unità uniche di grandi batterie di Roma come il Tribune, il Guardiano ed altre usavano una taunt animation invece della loro appropriata animazione di attacco mentre iniziavano il combattimento. I paesani che si trovano nei villaggi e nelle città, nelle fortezze, insomma, non consumano più cibo. Questo non lo sapevo. Non sapevo che i paesani che trovate in giro, che camminano così a caso in giro, consumassero cibo. Questa è un'ottima cosa. Fissati alcuni problemi dell'intelligenza artificiale che causano una completa o parziale... come posso dire in italiano? Praticamente c'erano dei problemi dell'intelligenza artificiale che causavano uno stop parziale o completo del comportamento dell'intelligenza artificiale. Ragazzi, e con questo io vi lascio tutto in descrizione. Se volete un bel videino ve lo porterò. Noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi.